come fanno gli insetti a camminare sull'acqua? E soprattutto, che cosa succede se facessi loro uno shampoo? Possiamo vederlo con un piccolo esperimento. Qua così ho una vaschetta di plastica in cui inserire dell'acqua e soprattutto ho fatto un po' di origami. Ci sono una serie di barchette e dei piccoli fiorellini ritagliati nella carta e che successivamente ho piegato in modo tale che tutti i petali vadano verso l'interno. Quello che succede quando noi guardiamo un bicchiere d'acqua è notare che esiste una piccola pellicola sulla superficie. Quella pellicola, secondo gli scienziati, si chiama tensione superficiale ed è causata da una serie di legami deboli, che sono chiamati legami a idrogeno, che coinvolgono le diverse molecole d'acqua. Queste molecole d'acqua è come se si tenessero per mano tra di loro e si tengono così strettamente da formare appunto questa piccola pellicolina. Gli insetti sono in grado di camminare perché sono molto leggeri, hanno le gambe molto larghe e soprattutto non vanno a rompere questa pellicola. Proviamo a vedere, perché in questo caso anche i fiori di carta e le barchette sono effettivamente abbastanza leggere. Innanzitutto metto dell'acqua. Prendo un po' di fiori, quelli che preferite, e li posiziono in modo tale che galleggino. Vedete che cosa succede? La carta effettivamente non sprofonda, ma galleggia, proprio perché appunto è molto leggera. Se aspettate un po' di tempo, però, c'è una piccola sorpresa, perché la carta effettivamente è fatta grazie al legno e all'interno del legno ci sono dei piccolissimi tubicini che portano l'acqua verso l'alto. La carta effettivamente questi tubicini li mantiene e infatti l'acqua entra all'interno dei tubicini e fa sì che questi fiori stiano praticamente sbocciando in diretta. Li vedete in questo momento che si stanno aprendo piano piano. Alcuni sono più veloci, alcuni un pochettino più lenti, dipende anche come li avete piegati. Ma che cosa accade ai fiori che sbocciano in presenza di saponi, detersivi, in generale di tensioattivi? Proviamo a vedere. In questo caso mettiamo un po' di detersivo all'interno della nostra terrina, del nostro contenitore, mischiamo bene. E proviamo di nuovo a posizionare i fiori. Potete notare che rispetto a prima i fiori sbocciano molto più velocemente e soprattutto non riescono più a galleggiare, tendono infatti ad affondare verso il basso. Questo dipende anche dal tipo di carta ed eventualmente dalla presenza di bolle, però è molto più veloce soprattutto il fenomeno di sbocciatura. Questo è proprio un problema quando all'interno dei bacini d'acqua sono presenti dei detersivi, perché vanno a spezzare la pellicola superficiale dell'acqua. Possiamo fare lo stesso esperimento utilizzando anche delle barchette. In questo caso facciamo una piccola gara, insomma. Prendiamo degli origami appunto a forma di barchetta. Mi raccomando, prima di immergerli nell'acqua dovete aprire bene la parte inferiore dell'origami, in modo tale che la barchetta risulti ben aperta. In questa maniera vedrete galleggerà più facilmente. La mettiamo in acqua e anche in questo caso la carta è leggera e quindi galleggia. Se noi anche proviamo a posizionare con uno stuzzicadenti vediamo che non si muove, perché la pellicola permette alla barca di rimanere ferma. Che cosa succede però se noi mettiamo del detersivo oppure dei saponi, in generale dei tensioattivi, nell'acqua? Possiamo verificarlo subito. Se noi prendiamo uno stuzzicadenti, lo immergiamo in un detersivo e posizioniamo lo stuzzicadenti vicino alla barchetta, vedete che si comporta in maniera differente. Io non l'ho toccata con lo stuzzicadente, ma è bastato il detersivo a spostare la barca. Com'è possibile? Effettivamente un tensioattivo, in generale un detersivo, un sapone, è una sostanza chimica particolare che rompe i legami deboli dell'acqua allontanando le molecole dell'acqua tra di loro, si mette in mezzo insomma. Che cosa succede? La pellicola che prima si è formata in superficie dell'acqua si spezza, tutto quello che c'è sopra o viene spostato o direttamente cade dentro l'acqua. Che cosa succede secondo voi se un insetto sta cercando di camminare insomma sull'acqua purtroppo inquinata da detersivi? Probabilmente farà una brutta fine.
Questo è il motivo per cui è fondamentale che non vengano inquinati i fiumi, ma nemmeno i laghi e gli stagni, e soprattutto che le acque che vengono reimmesse in natura devono sempre essere depurate.